Prime dosi in Lombardia o in un'altra regione e booster a Piacenza o viceversa, ma il Super Green Pass non arriva. Si moltiplicano le segnalazioni alla nostra redazione di persone che si sono sottoposte al vaccino in regioni diverse e sono in attesa del Green Pass da settimane. Dal 26 novembre attende il certificato verde Sonia Bandirali, operatrice sociosanitaria, che ha ricevuto la terza dose all'ex Arsenale e le prime due nel Lodigiano. Nonostante i solleciti, il Green Pass non è arrivato, con conseguenti disagi. Al di là del fatto che io lavoro in una RSA, quindi ho le carte in regola, nel senso che avendo fatto obbligatoriamente la terza dose, ad oggi non posso andare a prendere un caffè al bancone del bar perché non ho il Green Pass, perché mi dicono che non c'è comunicazione tra regioni e quindi devo aspettare che vengano registrate le famose due dosi. Però io sto aspettando dal 26 di novembre e tra 1500 solleciti io non riesco assolutamente a trovare una via di uscita. Io il mio dovere l'ho fatto, però non posso fare nulla, sono limitata in tutto e per tutto. Per me questa cosa mi dà una sensazione di impotenza comunque, perché non posso fare niente.